Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo parlando del caso del bimbo rifiutato dalle scuole di Lanciano, bimbo con problemi di autismo. Tra poco vedremo il servizio che ha realizzato il nostro inviato oggi a Lanciano, Alfredo Primante, ma nel frattempo d'obbligo una riflessione proprio su questo caso che ha scosso davvero l'opinione pubblica, e una riflessione arriva dall'associazione ANGSA che spiega contraddizioni e manchevolezze del servizio reso alle persone affette da autismo. Francesca Romana Testi. Innanzitutto c'è da dire che c'è il diritto allo studio, quindi questo bambino sicuramente dovrà andare a scuola e dovrà essere inserito nel contesto scolastico, però ci sono delle forti contraddizioni, perché sebbene la scuola italiana sia all'avanguardia sull'accoglienza, sul mondo scolastico, però poi dall'altra parte c'è una carenza dal punto di vista della formazione degli insegnanti di sostegno. Purtroppo coloro che si preparano lo fanno magari in maniera autonoma, quindi la scuola non è pronta ad accogliere nel migliore dei modi i ragazzi autistici. Così come ci sono delle forti contraddizioni sulla diagnosi precoce. Oggi si parla tantissimo di diagnosi precoce per avere poi un adulto, per avere dei ragazzi più autonomi, più indipendenti. Però poi al momento stesso oggi si fa una diagnosi precoce a 2-3 anni rispetto a prima, però poi le strutture hanno liste di attesa lunghissime per accogliere questi ragazzi. Può fare una stima indicativa di quante famiglie in Abruzzo abbiano un figlio affetto da autismo? Al momento in maniera ufficiale no, perché purtroppo il fabbisogno è proprio quello che manca attualmente alla regione Abruzzo, e quindi si sta facendo un tavolo dalla parte dell'agenzia regionale sull'autismo. Al momento manca il fabbisogno sia per i più piccoli sia per i più grandi. Una cosa importante è che i ragazzi, quando arrivano a 18 anni, oggi sono inesistenti per la società, perché non ci sono strutture adeguate. Ci sono molti ragazzi costretti ad andare fuori regione perché non ci sono dei residenziali capaci di accoglierli. E dunque, dopo le polemiche delle ultime ore per il caso del bambino autistico di Lanciano rifiutato dai comprensivi cittadini, questa mattina a Palazzo di Città a Lanciano si è svolta una riunione fra il primo cittadino Mario Pupillo, i presidi e l'ufficio scolastico regionale. Il ragazzo frequenterà le medie nel comprensivo D'Annunzio. Il punto nel servizio di Alfredo Primante. Non c'è stata malafede da parte di nessuno, perché da una parte c'è una madre che ha una difficoltà a trovare una soluzione per i suoi problemi, vuole giustamente cambiare il comprensivo e fa un percorso che non è quello istituzionale. Nessun caso di discriminazione. Il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ci tiene a precisarlo subito prima di entrare nello specifico del caso del bambino autistico che sarebbe stato rifiutato dagli istituti comprensivi cittadini. La mamma infatti si era rivolta al primo cittadino qualche giorno fa denunciando quanto accaduto nell'atto del cambio della scuola per la prima media dal D'Annunzio al Don Milani. Ufficialmente c'è un'iscrizione che si chiudeva online il 7 marzo, il genitore ha avuto difficoltà ad effettuare questa iscrizione, nel momento in cui ha tentato di farla il 10 marzo chiaramente il sistema non gliel'ha accettato. L'unica inferenza, ecco, forse c'è stata proprio nella comunicazione, che il genitore interessato avrebbe dovuto parlare, chiedere un colloquio con la preside e cercare di fare anche cartacea questa iscrizione, cioè tutto qui. Nelle altre scuole dove la signora dice di essere andata non c'è traccia di questa iscrizione, né cartacea né online. Questa mattina c'è stata una riunione in comune convocata proprio da Mario Pupillo per fare chiarezza sul caso, a cui hanno partecipato i presidi e l'ufficio scolastico regionale. La domanda di iscrizione online non è stata presentata, comunque in automatico il bambino resterà nell'istituto in cui ha iniziato il percorso di studi. Le scuole di Lanciano sono inclusive, sono capaci di rispondere alle esigenze. Il ragazzo in questo percorso di 5 anni ha avuto la massima disponibilità da parte del preside
di tutti i provvedimenti che le persone diversamente abili hanno nell'ambito scolastico, e quindi percorrerà ancora la terza media, le tre scuole, le tre classi di media all'interno della D'Annunzio. E sull'ispezione ventilata da parte del Ministero dell'Istruzione, Clara Evangelista rassicura. L'ispezione per che cosa? L'ispezione se è una scuola che funziona, ha l'organico di sostegno. La preside è una di quelle persone più sensibili al problema per una serie di motivi. Il territorio non ha dato motivo di avere delle problematiche né influenze esterne, per cui ispezione assolutamente no. Cambiamo pagina, parliamo di politica, politica regionale, un consiglio regionale, quello di questa mattina all'Aquila, contrassegnato dalle proteste delle associazioni inquilini, dei dipendenti di Autostrada dei Parchi e dei sindaci dei centri abruzzesi che sono stati esclusi dal cratere del terremoto. Vediamo il servizio di Filippo Tronca. Un consiglio regionale cominciato con le scintille, quello oggi in corso a Palazzo dell'Emiciclo. Fuori cancelli le proteste degli inquilini delle case popolari dell'Aquila, non ancora ricostruite, dei dipendenti della Strada dei Parchi, contrari l'automazione dei caselli autostradali. Dentro tanti sindaci con fascia tricolore dei comuni del Teramano e del Pescarese, esclusi clamorosamente dal cratere sismico del 2016. A dare battaglia sugli scranni l'opposizione di centrodestra e Movimento 5 Stelle. Forza Italia, con tanto di striscione sorrotolato in aula, minaccia di occupare l'Emiciclo se a Roma il decreto sisma in via di approvazione alla Camera non sarà corretto e il cratere ampliato, inserendo in primis anche comuni come Penna Sant'Andrea, Basciano, Penne, Catignano e Civitella Casanova, dove ribadiscono i primi cittadini il sisma inferto danni non inferiori ad altri comuni inseriti nel cratere. C'è rabbia e incredulità, non riusciamo a comprendere come il mio comune, il comune di Basciano e il comune di Penna Sant'Andrea siano stati esclusi dal cratere sismico. Io a Basciano ho 180 inagibilità e 120 sfollati, una popolazione che è meno di 2.000 abitanti. Purtroppo il comune di Catignano è stato colpito dal sisma in maniera importante. Ad oggi abbiamo 51 sfollati, due aree del centro storico interdette, le chiese chiuse, le torri campanarie pericolanti, una è stata messa in sicurezza. Abbiamo fatto lavori di somma urgenza per oltre 350.000 euro nella messa in sicurezza dei palazzi e abbiamo oltre il 25% degli edifici, delle attività in centro storico chiuse che devono costrette a lasciare le proprie sedi. In aula anche sindaci di comuni non terremotati, ma che hanno subito gravissimi danni dall'epocale nevicata di metà gennaio e ora si ritrovano con la viabilità devastata da frane e smottamenti. Siamo stati di fatto lasciati soli di fronte alle frane, di fronte alla neve. Tutti i piani che erano stati pensati a livello provinciale di fatto sono saltati e i comuni sono stati costretti ad affrontare con i propri mezzi e le proprie risorse delle situazioni emergenziali che non avevano riscontro in precedenza. Lasciamo la politica, parliamo ora di cronaca dell'incendio scoppiato ieri all'interno delle officine dell'azienda pubblica di trasporti Tua a Pescara, che ha portato alla distruzione di due autobus. Fortunatamente nessun ferito nell'incidente e ora si indaga per capire e comprendere le cause dell'innesco. Francesca Romana Testi. È stato il fumo in qualche modo a dare il segnale d'allarme in officina. Si parla di un cortocircuito che ha coinvolto due mezzi della Tua. Questo incidente è avvenuto all'1:30 ieri, alle 13:30. Scattato l'allarme sono intervenuti, perché le officine a quell'ora erano chiuse senza personale, però c'è una squadra di emergenza e sono intervenuti due dipendenti dell'officina che si sono resi conto subito che c'erano delle fiamme nella parte anteriore proprio del cruscotto della macchina. Sono intervenuti anche loro con degli idranti, però avevano intaccato un po', il fuoco si era propagato sulle pareti, sulle vernici, quindi non facile da spegnere. Diciamo che anche i vigili del fuoco, immediatamente allertati, sono intervenuti nel giro di 10 minuti, insomma. E purtroppo non sono stati in grado di bloccare più quell'incendio, quel principio di incendio. L'autobus era situato all'interno della cabina di verniciatura e quindi le pareti sono infiammabili lì, nel senso che sono imbottite, no? Quindi diciamo la cabina di verniciatura è bruciata. E
la polvere, il fumo, anche queste fiammelle, questi si sono propagati un po' sulla volta e sono ricadute su un autobus che stava nella campata a fianco. Purtroppo sono due autobus che sono bruciati, ma le cause sono accidentali. Decisamente. Due autobus in meno che in qualche modo danneggeranno quello che è il normale lavoro? Beh no, di autobus noi ne abbiamo 900, quindi l'incidenza è minima, non è sotto questo profilo che il problema ci preoccupa. Ci preoccupa, è stata nominata una commissione di inchiesta interna per capire bene come è potuto succedere che un autobus fermo alla fine si crea un cortocircuito. Ecco, vedremo poi anche i risultati di questa commissione. Ancora cronaca, nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Giulianova in collaborazione con i colleghi del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un uomo di 39 anni originario dell'Aquila e residente a Giulianova. I carabinieri sono stati allertati dai figli minori della coppia che, vista la violente lite in atto, hanno chiesto subito aiuto. I militari sono giunti rapidamente sul posto interrompendo la lite ancora in atto. La donna in stato interessante ha riportato lesioni guaribili in 8 giorni. La lite di ieri è l'ennesimo atto violento di una serie di episodi simili, tutti riconducibili a futili motivi e che hanno determinato la decisione della magistratura di concordare l'arresto operato da parte dei carabinieri dell'uomo dopo le formalità di rito. L'uomo è stato tradotto presso l'abitazione dei genitori in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Ancora cronaca, tamponamento con il ferimento di due agenti della polizia stradale. Questo è il bilancio di un inseguimento avvenuto nelle prime ore di questa mattina sulla A14, quando una pattuglia della sottosezione di Vasto Sud ha intercettato fra i caselli di Termoli e Poggio Imperiale una Opel Zafira, risultata poi rubata in provincia di Chieti, della quale erano state diramate le ricerche. Le tre persone a bordo avevano rubato merce in una tabaccheria di Casa Languida in provincia di Chieti. Nonostante l'alt, il conducente del veicolo in fuga ha aumentato la velocità procedendo per chilometri sulla corsia di emergenza con sorpassi a destra e tentando di speronare l'auto di servizio, cosa riuscita a Chieti in provincia di Foggia, quando entrambi i veicoli sono finiti contro il guardrail. Due dei ladri sono fuggiti a piedi, il terzo è stato arrestato per furto aggravato, resistenza e lesioni, violenza, attentato alla sicurezza dei trasporti e possesso di oggetti atti allo scasso. I due agenti della polizia stradale sono stati medicati nell'ospedale San Timoteo di Termoli. E lasciamo la cronaca, ci spostiamo a Teramo perché con la posa in opera delle mattonelle sono ripresi questa mattina i lavori di rifacimento di Corso San Giorgio. La principale strada della città torna così ad essere un cantiere e questo preoccupa i commercianti teramani in vista degli acquisti di Pasqua. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Inizia oggi la posa in opera delle mattonelle mosaico che rivestiranno il Corso San Giorgio di Teramo. Un cantiere senza fine che ha fatto disperare non poco i commercianti teramani che sono arrivati a chiedere anche 500.000 di euro di danni al comune per i mancati introiti di questi ultimi 18 mesi. Finalmente parte la pavimentazione del Corso San Giorgio, ma di nuovo questi paraventi? No, oggi dobbiamo fare una prova a terra appunto per provare tutte le tipologie di mattonelle come devono essere montate. Chiaramente per evitare che appunto la gente possa transitarci sopra, è una questione anche di sicurezza, oggi ci sono questi paraventi, ma quando saranno utilizzati materialmente, verranno messi a terra, utilizzeremo un sistema totalmente diverso, cercheremo di creare meno disagio possibile ai commercianti, appunto per permettere a loro di lavorare anche mentre stanno lavorando i tecnici. Vogliamo ricordare un cronoprogramma possibile e rispettabile? Questo si potrà fare solo dopo appunto queste prove e vedremo le prime giornate di lavoro per poter poi programmarci i tempi. Oggi no, oggi sono solo qui per fare le prove a terra, poi domani se tutto fila dritto inizieranno e poi riusciremo a fare un cronoprogramma. Speriamo per Pasqua tutto a posto. Io mi auguro, i tempi non li so dire, non li dico, anche per scaramanzia, aspetto che
il responsabile del cantiere mi riferisca. Il progetto originale presentato alla città dal sindaco Maurizio Brucchi durante la campagna elettorale del suo secondo mandato prevedeva, oltre al Corso San Giorgio, anche il rifacimento della pavimentazione di Corso De Michetti, ipotesi abbandonata ormai definitivamente dall'amministrazione comunale, che non intende incappare nuovamente con le lungaggini che potrebbero derivare dal ritrovamento di reperti archeologici. E così gli amati San Pietrini del Corso Vecchio sono salvi per il momento. Parliamo ora di occupazione, il futuro della produzione del Ducato nello stabilimento Sevel di Atessa e le condizioni di lavoro all'interno della fabbrica. Sono questi temi sui quali la FIOM CGL chiede a Fiat Chrysler Automobile l'apertura di un tavolo di confronto. Il sindacato torna a richiamare l'attenzione anche sui problemi legati al trasporto pubblico dei dipendenti dello stabilimento. Le dichiarazioni di Sergio Marchionne sul futuro dello stabilimento Sevel e sulla possibile fine dell'alleanza con il gruppo PSA Peugeot Citroën, che occupa il 50% della produzione dello stabilimento di Atessa, preoccupa la FIOM CGL. Per questo il sindacato chiede all'azienda l'apertura di un tavolo di confronto per capire come eventualmente salvaguardare i 6.300 dipendenti attuali. Un tavolo che dovrebbe riaprire anche il discorso sulle condizioni di lavoro all'interno della fabbrica dei veicoli commerciali. Per la FIOM le 130 nuove assunzioni annunciate da Sevel non sono sufficienti a bilanciare l'aumento della produzione previsto, circa 20.000 veicoli in più, che abbatteranno il muro dei 300.000 Ducato. Si annunciano assunzioni, ma non si spiega alla comunità che nel corso di quest'ultimo anno e mezzo sono andate via più persone di quante oggi vengono assunte. Quindi nel momento in cui non ci sono investimenti sulle linee, non ci sono investimenti sullo stabilimento, la domanda viene, diciamo così, spontanea, nel senso che se ci sono meno persone di quante lavoravano in azienda nel 2015, come può la Sevel produrre più furgoni? C'è poi un tema anche legato al premio di produzione che è stato dato ai lavoratori. La Fiat è uscita dal contratto nazionale, ha disdettato il contratto nazionale qualche anno fa e si è fatto un contratto tutto suo. Quel contratto non prevede l'aumento dei minimi tabellari, quindi significa che le retribuzioni ormai sono ferme da anni. L'unica cosa che la Fiat fa, se riesce a raggiungere una condizione di riduzione dei costi, elargisce un premio. Ovviamente quel premio oggi i lavoratori ce l'hanno, potrebbero non averlo domani. La FIOM inoltre ha voluto richiamare l'attenzione sul trasporto pubblico da e verso la Sevel. Ci sono problemi sia con TUA che con ATM, l'azienda dei trasporti molisana, di servizi che, dicono i rappresentanti dei lavoratori, finiscono per disincentivare l'uso dei bus e amplificare quello dell'auto privata, creando disagi alla viabilità e aumentando lo smog. In mezz'ora, infatti, al cambio turno si muovono circa 2.500 veicoli, contemporaneamente più che nel centro di Roma. Andiamo avanti con il nostro telegiornale perché tornano le giornate di primavera del FAI che quest'anno festeggiano il 25esimo anniversario. Il 25 e 26 marzo in Abruzzo saranno ben 51 le destinazioni da poter visitare con aperture eccezionali per scoprire le bellezze culturali del nostro territorio. 25 anni dedicati alla riscoperta delle bellezze del patrimonio culturale italiano. L'impegno del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, ha portato avanti una marcia dedita alla valorizzazione di ogni territorio nazionale, che ha visto una presenza di anno in anno maggiore nelle giornate di primavera, che per un weekend aprono le porte di luoghi altrimenti inaccessibili o poco noti. Il 25 e 26 marzo saranno 51 i luoghi di libero accesso in Abruzzo e 17 in Molise. Noi apriamo dei palazzi storici e non lo facciamo a caso, ma queste aperture a Casalbordino sono il frutto, diciamo, di un percorso che abbiamo avviato negli anni con la delegazione di Vasto e sono in linea con le aperture di altri palazzi storici aperti in occasione di altre giornate FAI di primavera e ci consentono così di delineare un po' la produzione, il gusto architettonico, artistico dei nostri territori, non solo, ma anche offrono l'occasione di parlare delle famiglie a vario titolo
per arte, per cultura, per storia, per ingegno, famose dei nostri territori, alle quali va il merito di averci lasciato il patrimonio che ci hanno lasciato. Ogni territorio abruzzese poi avrà a sua volta una declinazione di bellezze da mettere in mostra. L'elenco completo dei siti è consultabile sul sito www.giornatedelfai, che quest'anno annovera in Italia 1000 siti in 400 diverse località. Abbiamo ancora tantissime cose da far vedere qui in Abruzzo. Noi desideriamo soltanto una cosa, cioè che gli abruzzesi si rendano sempre più conto di quello che hanno sopra e sottoterra e che lo guardino con la stessa attenzione e lo stesso amore con cui lo guardano gli abruzzesi che sono emigrati. E ora parliamo di arte culinaria, perché il ristorante La Vecchia Silvi di Silvi Paese aderisce da anni all'associazione Piatti del Buon Ricordo. Domenica scorsa, infatti, alla presenza di appassionati e buongustai arrivati da tutta Italia, ha svolto il rito del cambio del piatto della tradizione, che ora è rappresentato dai raviolini cuor di mamma. È un giorno importante per noi perché presentiamo il nuovo piatto del Buon Ricordo, un piatto che abbiamo voluto dedicare a mia madre, quindi partendo dai prodotti tipici abruzzesi abbiamo realizzato questo piatto in cui abbiamo messo una crema di zucca sotto, rielaborata un po' da noi, poi abbiamo preparato dei raviolini sempre fatti in casa con della ricotta di capra, delle mandorle. Abbiamo aromatizzato l'impasto con del prezzemolo e il timo e a fianco abbiamo messo un po' di polvere liquirizia di Atri. Adesso passo la parola al signor Rossini, che ci spiega un po' nello specifico in cosa consiste l'associazione collezionisti e piatti del Buon Ricordo. La catena di ristoranti del Buon Ricordo conta oltre 100 ristoranti sia in Italia che nel mondo, Europa, Cina, Australia ed altre nazioni. È uno entrando nel ristorante riceve in omaggio il piatto in ceramica fatto a mano, mangiando una specialità che in questo caso sono i ravioli cuor di mamma. Quindi poi l'associazione organizza in questi eventi in occasione, diciamo, o di nuove entrate di nuovi ristoranti o di cambio specialità. Questo ristorante già da diversi anni che è dentro il circuito del Buon Ricordo, e questo è già il quinto piatto che ha l'occasione di proporre ai clienti e collezionisti. Con estremo orgoglio e con molto entusiasmo porto i saluti dell'amministrazione comunale di Silvi. Ringraziamo Marino, che da sempre comunque è stato attento a questa manifestazione, che da sempre comunque porta il nome di Silvi, del ristorante Vecchia Silvi, che oltre ad avere appunto il nome della città di Silvi comunque con tanta partecipazione partecipa sempre a manifestazioni di carattere nazionale, e quindi che fa riecheggiare il nome della città ed essere tra le 100 eccellenze, come poco fa abbiamo sentito dal rappresentante, significa avere comunque un qualcosa di particolare nella nostra città e siamo contenti di questo. E siamo alla pagina sportiva, apriamo con il calcio per parlare del Pescara, che dopo la sconfitta di Bergamo si prepara ad un trittico di gare, almeno in casa, di grande prestigio, anche se non consecutive, perché nelle prossime settimane l'Adriatico ospiterà le partite con il Milan, con la Juventus campione d'Italia, con la Roma del tecnico Spalletti. Intanto i biancazzurri, dopo 3 giorni di riposo, torneranno agli allenamenti giovedì proprio per preparare la sfida con il Milan, che si giocherà il 2 aprile allo Stadio Adriatico alle ore 15. Ricordiamo invece che domenica prossima il campionato di calcio di Serie A osserverà un turno di riposo, e proprio in vista del ritorno in campo con il Milan dovranno essere valutate le condizioni di Caprari e di Stendardo, che avevano saltato la gara di domenica scorsa allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Noi andiamo ad ascoltare invece il gioiellino biancazzurro, il centrocampista senegalese Mamadou Coulibaly. Sono contento di fare questa partita oggi, è perché aspettavo da tanto tempo per iniziare il gioco, che ho aspettato almeno un anno e mezzo, e quindi è arrivato il momento.
Sono contento. Zeman ha speso parole importanti per te, ha detto è un giocatore che ha prospettiva, si può lavorare su questo giocatore, per te sono attestati di stima importanti. Con Zeman non abbiamo parlato tanto perché lui è un tipo che non parla tanto, quindi io lo so che lui ci crede a me per quello che mi ha fatto venire in prima squadra e quindi solo questo. Ho esordito con la maglia del Pescara, però i rumors dicono che su Koulibaly ci sono squadre importanti della Serie A, squadre che hanno messo gli occhi su di te, questa è un'altra soddisfazione? Non lo so, dovete chiedere a Donato allora, perché io non lo so, non mi ha detto niente. Ora ci sarà la sosta, poi la gara con il Milan, un sogno per te probabilmente che potrebbe diventare realtà, quello di giocare titolare contro il Milan, una delle squadre più titolate al mondo. Già, io tipo Milan quando ero piccolo e io sogno di giocare con la squadra titolare col Milan. Va bene, vediamo. E come vi dicevo, la Delfino Pescara 1936 questa mattina attraverso un comunicato postato sul sito ufficiale ha programmato e comunicato la vendita dei biglietti per le gare Pescara-Milan, Pescara-Juventus e Pescara-Roma. I biglietti delle tre partite verranno venduti in queste date. Per Pescara-Milan si partirà alle ore 10 di lunedì 27 marzo. Per quanto riguarda Pescara-Juventus si inizierà alle 10 di lunedì 10 aprile. Per quanto concerne la sfida con la Roma, i biglietti verranno messi in vendita dalle ore 10 di martedì 18 aprile. I biglietti possono essere acquistati, specifica la Pescara Calcio, presso tutti i punti vendita Ticket One in Italia oppure online tramite il sito ufficiale www.pescaracalcio.com o presso lo store ufficiale del Pescara in Viale Regina Margherita 3. Inoltre il giorno della gara, ma solo se saranno ovviamente disponibili i tagliandi, saranno attivati anche i botteghini presso lo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia in zona Curva Nord in via Pepe. Vediamo i prezzi, tra l'altro maggiorati così come aveva annunciato proprio all'inizio di questa stagione la Pescara Calcio, prezzi maggiorati per le gare inserite in una lista di partite top. Allora Curva Nord 25 euro, 18 euro invece ridotti, Curva Sud anche in questo caso stessi prezzi, 25 euro i biglietti interi, 18 i ridotti, tribuna adriatica centrale 45 euro e 32 euro i ridotti, tribuna adriatica laterale 35 euro i biglietti interi, 25 i ridotti, tribuna maiella centrale 150 euro il biglietto intero, 105 i ridotti, tribuna maiella laterale 70 euro e 50 euro i ridotti, infine poltronissima interi 250 euro, ridotti 175 euro. Il settore ospiti, tariffa unica 25 euro. Ricordiamo che le riduzioni sono valide per le donne, per le persone con più di 60 anni e per gli under 18. Lasciamo il calcio di Serie A e parliamo del Teramo, perché non bastasse la larghissima vittoria con il Gubbio a dare una mano alla formazione biancorossa, in questo fine settimana sono arrivati anche i risultati degli altri campi e adesso la salvezza diretta per la formazione di Ugo Lotti è distante solo 3 punti. Jacopo Forcella. La corsa alla salvezza diretta per il Teramo può dirsi ufficialmente riaperta. Dopo il turno vincente contro il Gubbio, in soccorso della squadra di Ugo Lotti sono arrivati anche i risultati del fine settimana, che restituiscono una classifica più corta e con un margine da colmare per la permanenza diretta di soli 3 punti. Perché non bastasse il 6-0 che il diavolo ha rifilato la squadra di Maggi al Bonolis, ecco che maceratese e lumezzane si spartiscono la posta in palio, lasciando i lombardi a 28 punti a meno 1 dai biancorossi al terzultimo posto in graduatoria. Il Padova espugna il Braglia di Modena, grazie alla rete di Neto Pereira, bloccando i canarini a quota 29, mentre l'Ancona, in difficoltà e non solo sul campo, esce sconfitto dalla gara col Pordenone, risolta dalle reti di Semenzato prima e Padovan poi. In serata il Sant'Arcangelo regola 2-0 un Forlì capace di raccogliere solo un punto nelle ultime tre giornate e che sembra aver perso quello slancio che ne aveva caratterizzato la seconda parte della stagione. Ad oggi proprio la squadra di Gadda con 30 lunghezze sarebbe la prima di quelle salve senza passare dagli spareggi play-out, appunto a 3 lunghezze di distanza dal Teramo.
Queste le note positive di una giornata, la numero 30, che vede il Diavolo recuperare punti anche sul Mantova, prossimo avversario in trasferta. Un pareggio però, quello conquistato al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro una Reggiana che non riesce a sfondare e si accontenta di un punto utile solamente a consolidare la quinta piazza in un torneo che vede uscire di scena definitivamente per la vittoria finale la grande favorita Parma. Sì, perché la vera nota stonata per i colori biancorossi è il blitz del Fano, ormai lanciatissimo, al Tardini. Il gol decisivo lo realizza dal dischetto Giordano Fioretti, forse il più grande rimpianto del mercato invernale del Diavolo. Con i suoi gol, uno anche nello scontro diretto, sta tirando fuori la formazione di Agatino Cuttone dalle sabbie mobili di una retrocessione diretta che qualche settimana fa sembrava un orizzonte molto concreto. Oggi la ripresa degli allenamenti e la vera incognita sarà il fattore ambientale che porterà il Teramo ad una trasferta, quella del Martelli di Mantova, che potrebbe segnare un passo importante nella rincorsa e ad una salvezza che, grazie anche ai risultati di domenica, adesso sembra essersi attestata a quota 40 punti. E ora con Giorgio Alessandri facciamo il punto sull'Aquila Rugby. Bella vittoria dell'Aquila Rugby Club con conquista della vetta della classifica nella quinta giornata dei pool promozione di A. A Lanfranchi di Parma i neroverdi superano l'Accademia Nazionale Ivan Francescato, squadra delle giovani promesse del rugby nostrano. Il match termina 19-20 con un punteggio che racconta bene quanto la partita sia stata equilibrata fino alla fine. A sbloccare il tabellino è il centro dell'Accademia Alessandro Forcucci che va in meta per i suoi. Risponde al 24esimo Giorgio Erbolini, uno dei metamen neroverdi che schiaccia oltre i pali. Francesco Cozzi, in giornata di grazia con il suo 4-4 al piede, pareggia il 7-7. Nel primo tempo la mischia dell'Aquila si impone ed è proprio grazie ad una maula che scaturisce il fallo che porta al sorpasso poco prima dell'intervallo con Cozzi dal dischetto. Si torna in campo e dopo 9 minuti Francesco Giorgini realizza la seconda meta neroverde con gli ospiti che vanno per la prima volta sopra il break. Una situazione che dura 11 minuti perché al 60esimo Testa riporta sotto i federali, Biondelli trasforma e si va sul 14-17. A 5 minuti dal termine la svolta con Cozzi che centra un preziosissimo piazzato. C'è spazio per una meta al 78esimo di Michelangelo Biondelli. Lo stesso tre quarti di scuola ferrarese fallisce però la trasformazione, che avrebbe garantito la vittoria ai padroni di casa. Con la concomitante sconfitta dei Medici nello scontro diretto a Recco, l'Aquila conquista la vetta del girone 1 a quota 18 punti, appaiata assieme ai Toscani. Domenica 26 marzo, sfida tra le capoliste e fattori, dove arriveranno proprio i Medici e in occasione del match sarà indetta la giornata nero verde. Partita molto dura, giocata fino all'ultimo, abbiamo incontrato una squadra molto preparata, lo sapevamo e siamo stati bravi a portarla a casa, una partita difficile. Devo dire la verità, abbiamo dominato la prima parte della gara, dovevamo chiudere forse un po' prima, ce li siamo portati un po' troppo in là e loro sono usciti fuori alla fine con una meta e con il fatto che hanno sbagliato il calcio che ci ha permesso di portare a casa questi 4 punti preziosi. Siamo contenti perché questo è un terreno difficile per tutti, ci ha perso Recco 15 giorni fa, quindi vuol dire che abbiamo in teoria 4 punti avanti agli altri. Torniamo al calcio perché pochi minuti fa sono stati resi noti i vincitori della 15ª edizione del premio Peppino Prisco. Si tratta di Antonio Percassi dell'Atalanta, presidente della società aerobica, di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, e di Andrea Belotti, bomber del Torino. Per quanto riguarda il premio speciale di giornalismo Nando Martellini, quest'anno la sua 12ª edizione, il premio è stato attribuito al giornalista di Radio Rai Riccardo Maria Cucchi. Lo ha stabilito la giuria unica per entrambi i premi, presieduta da Sergio Zavoli, e sempre la giuria ha deciso di consegnare e attribuire un premio speciale alla carriera ad Arrigo Sacchi. La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 22 maggio alle ore 11 al Teatro Marrucino di Chieti e sarà condotta per il terzo lustro consecutivo dal giornalista Stanislao Liberatore. Ed è tutto per la prima edizione del TG6, grazie come sempre per averci seguito, l'appuntamento è con la seconda edizione questa sera alle 19. Buon pomeriggio.